Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sulla prima pagina del calendario del nuovo anno che il Signore ci dona, la Chiesa pone come una stupenda miniatura la solennità liturgica di Maria Santissima, Madre di Dio. In questo primo giorno dell'anno solare, fissiamo lo sguardo su di lei, per riprendere sotto la sua materna protezione il cammino lungo e i sentieri del tempo. Il Vangelo di oggi ci riconduce alla stalla di Betlemme. I pastori arrivano in fretta e trovano Maria, Giuseppe e il bambino e riferiscono l'annuncio dato loro dagli angeli, cioè che quel neonato è il Salvatore. Tutti si stupiscono, mentre Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. La Vergine ci fa capire come va accolto l'evento del Natale, non superficialmente, ma nel cuore. Ci indica il vero modo di ricevere il dono di Dio, conservarlo nel cuore e meditarlo. È un invito rivolto a ciascuno di noi a pregare contemplando e gustando questo dono che è Gesù stesso. È mediante Maria che il Figlio di Dio assume la corporeità. Ma la maternità di Maria non si riduce a questo. Grazie alla sua fede, lei è anche la prima discepola di Gesù e questo dilata la sua maternità. Sarà la fede di Maria a provocare a Cana il primo segno miracoloso che contribuisce a suscitare la fede dei discepoli. Con la stessa fede, Maria è presente ai piedi della croce e riceve come figlio l'Apostolo Giovanni. E infine, dopo la resurrezione, diventa madre orante della Chiesa, su cui scende con potenza lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Come madre, Maria svolge una funzione molto speciale. Si pone tra suo figlio Gesù e gli uomini, nella realtà delle loro privazioni, nella realtà delle loro indigenze e sofferenze. Maria intercede, come a Cana, consapevole che in quanto madre può, anzi deve, far presente al figlio i bisogni degli uomini, specialmente i più deboli e disagiati. E proprio a queste persone è dedicato il tema della Giornata Mondiale della Pace che oggi celebriamo. Migranti e rifugiati, uomini e donne in cerca di pace. Così è il motto di questa giornata. Desidero ancora una volta farmi voce di questi nostri fratelli e sorelle che invocano per loro futuro un orizzonte di pace. Per questa pace che è diritto di tutti, molti di loro sono disposti a rischiare la vita in un viaggio che in gran parte dei casi è lungo e pericoloso. Sono disposti ad affrontare fatiche e sofferenze. Per favore, non spegniamo la speranza nel loro cuore, non soffochiamo le loro aspettative di pace. È importante che da parte di tutti, istituzioni civili, realtà educative, assistenziali ed ecclesiali, ci sia l'impegno per assicurare ai rifugiati, ai migranti, a tutti un avvenire di pace. Ci conceda il Signore
di operare in questo nuovo anno con generosità. Con generosità per realizzare un mondo più solidale e accogliente. Vi invito a pregare per questo, mentre insieme con voi affido a Maria, Madre di Dio e Madre nostra, il 2018 appena iniziato. I vecchi monaci russi mistici dicevano che in tempo di turbulenze spirituali era necessario accogliersi sotto il manto della Santa Madre di Dio, pensando a tante turbulenze di oggi, soprattutto ai migranti, ai rifugiati. Preghiamo come loro ci hanno insegnato a pregare. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Angelus Domini, nunzia abit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udigni efficiamo promissionibus Christi. Grazie a Tu, Anquesum, Domine, e mentibus nostris infunde, ut che Angelo Nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per unem Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, sulla soglia del 2018 rivolgo a tutti il mio cordiale augurio di ogni bene per il nuovo anno. A tutti voi. Desidero ringraziare il Presidente della Repubblica Italiana per gli auguri che mi ha rivolto ieri sera nel suo messaggio di fine anno e che ricambio di cuore, auspicando per il popolo italiano un anno di serenità e di pace, illuminato dalla costante benedizione di Dio. Esprimo il mio apprezzamento
per le molteplici iniziative di preghiera e di azione per la pace, organizzate in ogni parte del mondo in occasione dell'odierna Giornata Mondiale della Pace. Penso in particolare alla marcia nazionale che si è svolta ieri sera a Sotto il Monte, promossa dalla CEI, Caritas Italiana, Pax Christi e Azione Cattolica. E saluto i partecipanti alla manifestazione Pace in tutte le terre, promossa a Roma e in molti paesi dalla comunità di Sant'Egidio. Cari amici, vi incoraggio a portare avanti con gioia il vostro impegno di solidarietà, specialmente nelle periferie della città, per favorire convivenza pacifica. Rivolgo il mio saluto a voi, cari pellegrini qui presenti, in particolare a quelli di New York, alla banda musicale proveniente dalla California e al gruppo della Pro Loco de Massalengo. A tutti voi rinnovo l'augurio di un anno di pace nella grazia del Signore e con la protezione materna di Maria, la Santa Madre di Dio. Buon anno, buon pranzo. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci.